La sanità pubblica continua a provocare proteste e tensioni nel nostro territorio dopo i tagli imposti dal piano di razionalizzazione della rete ospedaliera. A Castellaneta, un esponente del Comitato Spontaneo per la Sanità Pubblica, costituitosi alla Terza, si è incatenato nei pressi dell'ospedale. Questa iniziativa è a seguito di altre iniziative del Comitato, Comitato che vede la presenza di 9 associazioni e enti per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma specialmente le strutture e i responsabili istituzionali e politici su quello che è lo stato della sanità pubblica nel nostro distretto e nella nostra ASL, indebitata. Ma i servizi e la qualità dei servizi non migliorano, anche in virtù e dopo la chiusura, secondo noi affrettata, degli ospedali di Mottola e Massafra. Castellaneta doveva e deve essere punto, diciamo, di eccellenza per sopperire a queste chiusure. Qui ancora l'UTIC non si apre, non abbiamo alcun posto di rianimazione, ci sono problemi a livello di reparti. Noi chiediamo un incontro a breve con il presidente Vendola, che io ho contattato in occasione dell'assemblea del volontariato a Bari lo scorso 28 maggio. È urgente la presenza del presidente Vendola per un dialogo, per confrontare le idee di un territorio che non vuole fare politica del campanile, ma vuole fare politica di sistema per migliorare la sanità pubblica in tutta la regione.